Il progetto della Garanzia Giovane nella sua piena attuazione, stanno arrivando molte richieste da parte di giovani, sta crescendo il numero, un segnale importante, stiamo facendo comunicazione adeguata, c'è una forte partecipazione di giovani provenienti dal sud, questo è motivato dal fatto che la possibilità è estesa in tutta Italia, quindi, e in quelle realtà la situazione è molto più drammatica di quanto non sia nelle regioni del nord della nostra regione. Adesso stanno per essere chiamati questi giovani, alcuni hanno già iniziato a cura dei centri per l'impiego, perché poi le nuove azioni importantissime che il piano giovane si porta appresso vanno appunto rese disponibili a seconda delle esigenze e delle necessità di ogni singolo partecipante, quindi questo è il primo compito a cui poi farà seguito la presa in carico effettiva, e quindi cerchiamo di dare una risposta adeguata a tutti i giovani che lo richiederanno nella nostra regione e anche fuori. Sicuramente Garanzia Giovani è un'opportunità nuova che bisogna cogliere anche con la flessibilità, la capacità di flessibilità che le situazioni nuove richiedono. Tant'è vero che a livello nazionale si è discusso anche nel mio ruolo nazionale oggi qui in Liguria dell'opportunità di inserire un nuovo asse di intervento che non è uno strumento utilizzato solitamente dai centri per l'impiego, dalle misure per il lavoro, che è il servizio civile regionale. Quindi è stato riconosciuto che il servizio civile, l'esperienza del servizio civile per i ragazzi spesso rappresenta un avvicinamento a un mondo, ad un ambiente, e può far emergere una motivazione anche professionale. E quindi ci mettiamo a disposizione come settore servizio civile, con i nostri enti accreditati, con le reti che abbiamo costituito anche con i patti di sussidiarietà, per poter intervenire anche in questa misura, ovviamente con l'ottica dell'occupabilità, quindi con un collegamento, un link tra la situazione, l'esperienza di vita, l'esperienza di questo percorso e il lavoro e la possibilità di un inserimento lavorativo. Quindi è una cosa del tutto nuova, ci stiamo misurando anche con problemi poi pratici, applicativi, ma insomma una bella sfida. In generale speriamo che questa misura possa davvero orientare i nostri giovani, perché sappiamo che si devono muovere in un mercato del lavoro difficile, ma dove forse spesso non si riescono a incrociare competenze, capacità, talenti, formazione e necessità delle imprese, delle aziende. Quindi da un lavoro che deve essere sempre di maggiore collegamento forse possiamo, come dire, trarre qualche risultato in più per l'occupazione dei nostri giovani. La Garanzia Giovani è un'opportunità per le persone che sotto i 29 anni possono iscriversi online sia sul sito della Regione che del Ministero del Lavoro, e vengono chiamati dopo non oltre due mesi attraverso l'orientamento condiviso presso il centro per l'impiego della provincia. Il giovane viene affidato alla rete di servizi, perché l'obiettivo è quello di intraprendere dei percorsi all'interno del mercato del lavoro. Il tema vero è quello che i giovani abbiano il più possibile un bagaglio che consenta loro di affacciarsi e di frequentare il mercato del lavoro, le imprese. Abbiamo considerato 27 milioni di fondi europei dati dallo Stato alla Regione Liguria per questa misura. Un terzo è per la formazione. Ci sono alcuni milioni di euro per il sostegno delle imprese che assumono le persone anche a tempo determinato per 6 mesi. Le risorse per i tirocini, mentre le risorse per l'apprendistato sono su altri fondi. 3 milioni sono stati dati alle agenzie, non solo le province, che hanno il compito di far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta. Allora abbiamo la necessità di mettere insieme, di declinare meglio le offerte delle imprese liguri con la domanda grandissima di lavoro. E Garanzia Giovani dura fino al 31 dicembre 2015 e poi si farà una valutazione. È chiaro, io lo dico, chi cerca lavoro
è bene che non si perda d'animo e vada a cercare tutti gli strumenti che gli consentono di stare nel mercato del lavoro, anche con un tempo determinato, con un tirocinio, perché la frequentazione consente alla persona di maturare l'esperienza, che è la prima grande cosa che chi assume chiede, ma consente anche di farsi conoscere e conoscere. Quindi l'Europa e l'Italia hanno cercato con questa misura di dare un impatto più energico alle politiche attive del lavoro. Ripeto, non ci dobbiamo aspettare la nascita di migliaia di posti, quello lo fanno le imprese, le aziende, il mercato, ma aiutiamo le persone più giovani ad avere maggiore familiarità, una frequentazione e spesso da questa frequentazione magari anche trovare un'occupazione.